Ho cercato di fare di portare vabbè, gli ingredienti che utilizzo adesso in questo momento al ristorante. Ho scelto quattro ricette che sono abbastanza semplici da realizzare, che però hanno un piccolo tranello o un grande tranello a seconda del punto di vista in cui si guardano, che è quello della linea sottile che c'è tra il farla bene e il farla male. Sono ingredienti semplici, vengono lavorati in modo semplice, che però con piccole sfumature diverse danno risultati diversi, che non sono sbagliati, ma sono diversi da quello che faccio normalmente. E quindi ho cercato di far capire ai ragazzi che stiamo facendo quello che normalmente faccio al ristorante. Quindi tutti i giorni compro delle verdure, un po' di carne, del pesce e lo lavoriamo a seconda di quello che quel giorno c'è, e cercando di tirare fuori il meglio di quello che ci passa nelle mani, cercando di sfruttare tutte le sfumature, tutti i sapori che abbiamo a disposizione, cercando di arrivare a un obiettivo. E ho cercato di fargli capire questo, che non esiste a prescindere un metodo sbagliato o giusto. Esiste un'idea che io voglio dare, che però è legata a una linea sottile, che è facile da stravolgere. E se stravolgi la linea diventa qualcos'altro. E quindi non è detto che per fare un grande piatto o avere un grande risultato devi usare per forza ingredienti costosi o chissà quale procedimento. E molto spesso la complessità del gusto si ottiene anche con piccole cose.